Una selezione di circa 60 opere tra oli, acquerelli e grafiche ripercorrerà oltre un secolo di storia dell'arte internazionale, dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, attraverso i suoi maggiori interpreti. Il sogno di Lady Florence Phillips è il titolo della mostra che presenterà fino al 10 gennaio 2021 al Santa Maria della Scala di Siena la collezione di capolavori conservata permanentemente alla Galleria d'Arte di Johannesburg. La collezione del museo comprende capolavori di artisti a noi molto noti, che vanno da Dante Gabriel Rossetti a Monet, da Degas a Picasso, da Matisse a Modigliani fino a Liechtenstein, Warhol, artisti importantissimi, alcuni presenti con grandi capolavori. Si conclude però la nostra passeggiata nel museo con quella parte della gallery meno nota al pubblico europeo e quindi a mio avviso ancora più interessante, dedicata all'arte africana, anzi sudafricana per l'esattezza, e rappresenta in modo molto evidente la contaminazione culturale di questo paese. Ci sono artisti bianchi, artisti di colore, artisti che hanno studiato in Europa, artisti che si sono formati in Sudafrica, e soprattutto porta quest'arte la difficoltà sociale di un paese contraddittorio, turbolento, difficile, che ha visto nell'arte anche un mezzo di promozione di alcuni ideali, come quello appunto contro l'apartheid.